Wow, amici appassionati di gaming! Ben rientrati su Canale Duca, oggi nuova puntata della serie One Life. Proveremo Payday 2, il simulatore definitivo di rapine, da quel che so. Ci sono delle ore gratuite in cui il gioco può essere provato liberamente, l'ho scaricato e allora buttiamoci subito dentro, visto che la prima missione era tipo rifugio segreto. Io non ho mai giocato, chiaramente ragazzi, la serie One Life proprio si caratterizza sul fatto che esordisci appunto su un gioco senza averlo mai giocato e non devi morire. Se muori una volta, la serie si interrompe. Ma questo me lo lascio giù qua. Devo andare al rifugio, super secret rifugio. Dentro di qua vedo che ci sono abbastanza chiaramente indicati i metri. La lavanderia, molto losca, non ci lavora nessuno, infatti. Vediamo un po'. Bella sta statuella. Ah, la dea fortuna dovrebbe essere, però senza un braccio. No, la giustizia, che è la dea fortuna? La dea fortuna. È la giustizia. Rispondo al telefono, dov'è? Rispondi al telefono. Ma c'è anche la versione italiana comunque. Dove si risponde qua al telefono? Welcome back. See, you don't even have to answer the phone. There, I've prepared the starting kit for you. La cucina, la cucina, la cucina. Eccola qua, la cucina. Però. Dai, dai che si fa menare. Come si fa? G, la maschera G. E G ho schiacciato. Ah, già si è schiacciato, ok. Vai di maschera. First of all, beside that starter kit, another package is waiting for you in the back alley. Cosa fare? See that statue? Lady Justice, hand her some money. Cazzo, che figata di nascondiglio segreto. Poi con la statua della giustizia, proprio a tema. Bello, rifugio segreto. Vediamo se succede se schiacci F qua. Ah, è per allenarsi questa. Hai ragione. Chiaro, 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 bisogna salire di livello per aprire cassaforti più grosse, più soldi, più fama, più personalizzazioni, più armi, più tutto. Dai, dai. Ho capito, dai, andiamo su crime.net che sapete sarà. Sarà per... Buona. 5.000, contanti sfusi. Conto estero, contanti più 1.000. Tutto io ho fatto, tutto io, cazzo. Ok. Adesso direi di andare a menare le mani, ragazzi. Livello 1 l'abbiamo fatto. E anche il livello 2 l'abbiamo fatto. E anche il livello 3 l'abbiamo fatto. Cioè, senza fare assolutamente niente. Abbiamo fatto 3 livelli ballando. Scegli una carta. Questa. Oh, Madonna. Sì? Cosa vuol dire? Ingranaggi. Ingranaggi utilissimi per rapinare le banche. Ingranaggi, ok. Niente ragazzi, bisogna andare a menare le mani adesso. Penso che sia qua. Un casino di rape, vedo. Vediamo un po' come funziona. Se stai leggendo questa lettera significa che c'è solo il vulcano. Diamo un'occhiata. Allora, CrimNet, qui dove tutti i tuoi contratti ti connetti con le altre squadre e scopri. Ok. Ospitare una partita. Se ritiri l'intera squadra fallirà, unirsi a una partita. Difficoltà. Furtività. Vabbè, non mi interessa. Allora, colpo in banca. Questa non ha cosi, quindi vuol dire che è facile, senza teschi, questa. Dai, 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 dai. Ok, accetta, 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 dai che andiamo a rapinare la banca. La rapa, raga. Dai che facciamo la rapa. Dai, 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 dai. Colpo in banca, questa volta occuperemo più vicino al cavo della banca, anzi per esplorare l'intorno della banca, guardate. Ma caso sicuramente, entrata nel cavo con il tappo termico. Porta del portiere. Ok. E c'ho questo, c'ho solo questo, quindi non è che posso far tappo il fenomeno. Ok, pronto. Sono un po' teso, raga. Sono un po' teso la prima rapa, sapete, non sono molto esperto di rape. Vai.
Aspetta che siamo pronti. Vado alla rapa. Vai. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Dove mi devo mettere? Buongiorno. Sono della rapa io, lei? Anche lei è della rapa? Io seguo loro perché non ho idea di cosa devo fare. Tra l'altro corrono molto strani, molto lenti. Sembra di essere nell'acqua qua, diciamo. Ma che bello questo numero che fa con i piedi mentre va in diagonale. Ok. Oh madonna, è già un casino madonna, raga. Un fatto che ho già fatto la cazzata io, credo, raga. Ho già fatto la cazzata io. Una strage già. C'è una strage. Io leggo le mani. Ecco, ti ho legato le mani così non rompi i coglioni. Dove che siete andati, io? Aspettatemi, non so niente. La pula. Madonna, qua la pula. Ho fatto fuori la pula. Ok. Ok, trapanato. La polizia è già morta. La polizia l'ho già fatta fuori io, ragazzi. Ok, l'ho fatta giù. Dai, punta, cazzo. Devo tirare avanti la schiena e poi... poi dopo vediamo cosa fare qua, eh. Cazzo. Dai, raga, teniamo. 2 minuti mancano. Stiamo andando bene, per adesso la pula non ci ha fatto niente. Dov'è la pula? Dov'è la cazzo? Dov'è la pula qua? Dai. Quanto cacchio ci vuole lì per trapanare sto coso? Stare attenti a non rimanerci secchi, puttana Eva. Che è un attimo qua. Puttana la pula! Pula, muori, pula. Un po' ti ha colpito, manno. Maledizione. Dai, che non è ancora finito. Quanto cacchio ci vuole per aprire sta cassa forte maledetta? Ma scusa, io non ho qualche... ah, c'ho anche questo da usare, raga. Ditelo, no? Questo è tutto un altro ambiente. Ho fatto fuori anche quello, dai. Chi è il campione qua? Chi cavolo è il campione? Madonna, gli ho sparato nelle palle all'improvviso. È un massacro. È un massacro, ma probabilmente moriremo. I SWAT qua sono arrivati anche. No, non sto Kyo Legend. Sto facendo un massacro, raga. Non è una rapina, è un massacro. Non è una rapina, è un massacro. Puttana, che mi sparo? Maledetti. Devo fare farmi una boccata d'aria. Mi busco qua, che mi infiglia da qua. Chi mi infiglia da qua? Che cavolo mi vede da qua? Madonna, no! I cecchini! Maledetti. Sta cassaforte abbiamo aperto, no? È un'ora che va sto coso. Ma io non riesco a capire. Maledizione. Chi la fa la... oh, ma muori o no? Ma cos'è sta roba? Bravo, stai là. Aspetta che mi prendo bene la mira. Fricchete. Bravo. Solo un cecchino comunque, li sto massacrando. Quick work. Thomas is back on custody.
è lì, è un'ora che fa quel cazzo da lì, ma non c'è niente da fare. È un'ora che va, ma non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Quanti? No, mi hanno segato. Però anche da giù, non mollo. E muori, cazzo. Ti stanno aiutando? Grandissimo che mi hai aiutato. Allora, cosa sta facendo qua, ragazzi? Ma non rompere in palle. Beh, l'IA è veramente... abbiamo aperto forse. L'IA è veramente ben fatta, non ti guardano neanche in faccia. Ah, qua siamo riusciti a entrare nella security. Ok, cosa facciamo? Bella la security. Vabbè, mi faccio il cazzo sta roba, mi fa uscire? Space. Cioè, la prendiamo un caffettino quasi quasi, va. Visto che non succede niente, un bel caffettino ci sta. Ah, lì c'è la culla. Ok. Ho messo disteso anche questo. Eccoli qua. A postissimo. Oh, ma sono io, che cazzo spari? Oh, si è arrivato Gesù Cristo. Madonna mia, c'è quello tutto sto coso qua. E credo che siamo in due anche adesso. Credo anche che siamo in due, quindi ci metto una cosa veloce. Eccolo. Massacro, solito massacro. Ma non ci sono più quelli vivi o quelli morti, talmente ce ne sono tanti. Massacro, ce la faremo mai comunque un massacro? Non c'è più munizioni, non ci credo. Siamo morti, siamo morti. Vai, vai, trapano, avviati, 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 sbrigati, trapano, sbrigati, trapano. Dai che ce la facciamo? Noi, noi. Sei scemo. Ma sono tutti scemi in questo gioco. Guardate questo. Siete scemi. Ma che gioco è, scusa? Ok. Guarda sto qua. Non c'è più, non c'è più una lira, il problema è quello. Non c'è più... ok, questo è headshot complet. Oh, scusami, sì. Guarda cosa, guardate, guardate. Guardate lì. Ma cos'è sto gioco? Fa schifo. Ma cos'è sto gioco, cos'è? Vabbè, aspettate, vado a prendere le munizioni, se mi aspettate. Ok, fatto. IA veramente figatissima, scusami. Ok, stai giù che almeno non t'ammazzo. Ciao. Ma questi arrivano, ma questi si incazzano come i draghi. Io non c'ho più proiettili, come si fa a fare? Ah, sono sempre con noi questi. Ma vedi, certe volte sparano, certe volte si... sì. Adesso un po' di munizioni, oh, un po' di munizie, sì. Mettiamoci imboscati di qua, va. Vediamo se sono munizioni dell'altra arma. Sì.
cazzo, non c'è più neanche. Madonna mia, sono vivo per miracolo. Altro miracolo. Sto morendo. Non posso andare avanti così. Sono troppi sono adesso. No, ci stanno arrestando. Le schifezze. Hanno aperto. Posso andare a vivere. No, 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 raga, no. Ne sto ammazzando una valanga, ma... Ne avrò stati 100 poliziotti morti. Sono ancora vivo. No, sono arrestato 3, 2, 1, no. Non voglio essere arrestato, ammazzate ancora. Sarei lasciato tra 1 e 54. Ben sta negoziando. Civili uccisi 0. L'età dello scambio. Finito. Esperienza tenuta 0. Esperienza attuale 4.900. Il prossimo livello 3. Disastro assoluto, raga. Mica deve essere facile questo. Disastro. E allora, per la serie One Life, abbiamo provato oggi Payday 2, gioco come concetto abbastanza interessante e divertente. La realizzazione secondo me lascia un po' la mare in bocca, avete visto anche un po' di lacune nell'intelligenza artificiale. Comunque è un giochino che ci può stare, divertente, soprattutto se lo giochi per un pochettino, gratis. Ringraziandovi allora ragazzi per i like, i commenti e le visualizzazioni. Sapete che ogni tanto devo uscire da Hearthstone, se no divento pazzo. Un saluto dal Duca, alla prossima, ciao!